sua ricerca, sì, nei suoi esperimenti. Un giorno trovò uno strano messaggio inviato da una persona davvero inaspettata, che anche lui non avrebbe potuto mai credere ai suoi occhi che si trattasse esattamente di questa persona. Da quel momento qualcosa cambiò nella sua vita, come se si fosse accesa una luce, una lampadina, una nuova via da percorrere e inseguire per scoprire meglio, ah, sì, di cosa si trattasse. Questo mio esperimento è apposta per lei, una persona per me davvero importante. Ho speso molto, molto, moltissimo tempo per lavorare qui, su questo computer e su questo mio esperimento. È principalmente per lei che lo faccio. Sì, perché di recente ho ricevuto una lettera molto, molto importante e ti voglio svelare qualcosa al riguardo. Sì, ti sembrerà strano, ma questa lettera è stata inviata da me stesso, ma un altro me stesso, sì, me stesso del futuro. E mi parlava di certe cose attualmente si trovano col presente e perciò voglio provare, voglio testare, perché per me è importante, è davvero molto importante questo esperimento, quindi proviamo insieme a vedere se riuscirò a farlo funzionare. Riuscirci. Ma tu
sembra quasi uno scherzo, una cosa impossibile. Ma solo con questo esperimento potrò testare il tutto. Ho qui con me portato questa banana. Mi servirà come, diciamo, cavia per questo esperimento. In questa stanza ho con me un microonde. È un laboratorio, in effetti, ci troviamo lì. Ti chiederai: a cosa servirà mai una banana? Perché proprio nel microonde? Beh, lo scoprirai molto presto. Allora, sembra essere tutto pronto. Piatto, banana e microonde. Allora, andiamo ad azionarlo. Attendiamo un poco. Ah, mi sta chiamando una persona sconosciuta, ma proprio adesso non posso rispondere. Lo farò in un altro momento. Sarà davvero significativo, se ci sarà. Questo significa che è tutto vero e che funziona il mio esperimento.
cosa sono riuscito a trasformarla. Laboratorio.
pazzo cambia il passato senza cambiare lo scenario, inganna te stesso, inganna il mondo. Questo è ciò che devi fare per raggiungere lo Steins Gate.